In Europa l'inflazione è all'8,1%. La BCE è pronta ad alzare i tassi, ce l'ha già fatto capire. Lo stesso ha fatto nel concreto la Fed. Ma ora sul mercato è giunta l'ora di comprare o di vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Sì, allora la quarta strategia è, diciamo che calza a pennello per rispondere alla domanda del nostro utente, perché è una strategia, in questo caso short, su un'altra delle principali commodities, ovvero in questo caso il rame o copper, che dir si voglia. Questa è una strategia short che nasce appunto dall'idea che, a fronte di un mercato che si trova stretto appunto da una parte da un'inflazione crescente e dall'altro lato appunto dalle banche centrali che si vedono costrette ad aumentare i tassi di interesse proprio per calmierare appunto l'inflazione, chiaramente non sostenibile nel lungo periodo ai livelli attuali. Questo in che cosa si traduce? Qual è diciamo la conseguenza più evidente? Un rallentamento della crescita economica. Sappiamo che il rame è da sempre un barometro di quella che è appunto la tendenza economica, e quindi un rallentamento dell'economia si traduce sicuramente in una debolezza del rame. Quindi questo lo dico anche a carattere generale: monitorare sempre il grafico del rame, del copper, per capire un po' quella che è la tendenza economica a livello globale. Qui c'è da registrare, andando appunto sulla motivazione della strategia, c'è da registrare la rottura di un livello, secondo me, importante, di un pivot di breve importante, ovvero quota 4,44. Ora il mercato, dopo aver fatto un minimo a 4,04 circa, sta, diciamo, ecco, risalendo da questi livelli. Però io credo che, se dovesse andare a ritestare appunto quota 4,44, quello che era un livello di supporto, dovrebbe ora assumere il ruolo di resistenza, e quindi da qui l'idea di un'operazione sell limit con ingresso appunto a quota 4,44, stop a quota 4,512, ovvero al di sopra del successivo massimo di swing, e invece un target che è a quota 4,355. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.